E ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Foto Radio, l'unica radio che ti fa vedere la fotografia. sarà facile, no? Sono troppo fiero di te, Stefano, hai imparato questa linea. Mi dà 50 euro a botta. No, ti do una botta e basta, senza 50 È euro. stato Te un piacere. lo fai in TF? No, no. Ah, scusa, una cosa, no? Che cazzo ci fai con gli occhiali da sole? Niente, mi sono adeguato allo spirito del gruppo. Allo spirito del gruppo. Sì. Ok. Che devo fare? Ti dà anche noia a te la luce? Senti che italiano ti dà anche noia a te? Fa più di toscano, però vabbè, sì, un pochetto sì, un po' scassa un filo, vero? Abbiamo dovuto riposizionare le luci perché sennò non tornava. Lo so, uno deve venire incontro ai propri follower. Volevano i microfoni così, mettiamo così. Però a me un po' mi scassa il cazzo queste cose. Comunque, prima stavo, mentre tu fumavi, stavo a rispondere a un messaggio, è un messaggio fantastico. Ti ho detto di mettere il telefono in modalità aerea. E poi ci ho Maremma rimesso. maiala. Ma mica stavi a parlare. Non c'ho, come di qua al telefono? No, stavo di là in regia a leggere i messaggi. Perché non avevi altro da fare. Hai detto ci vuoi andare un attimo in bagno, invece andare a leggere messaggi. Scusa, tu al bagno devi e puntate le foto reto mentre caghi, io Ma mi leggo i messaggi. Ognuno se legge quello che gli pare accesso. sì, ma te mi hai detto no, aspetta un attimo, interrompiamo che devo andare al bagno. E te sei Ma andato a leggere messaggi? sulla tazza del cesso. Mamma mia, come sei poco professionale proprio. Ma insomma, fa un Proprio cazzo una entrare sta spalla casa. di merda mi sono preso. Vabbè, ok. Che c'era Che scritto io nei ho una spalla messaggi? di maiale, cioè ne parliamone. Che c'era scritto nei messaggi? No, niente, che mi ha scritto una che dice no, perché io sono un influencer. No, sai, io lavoro con vari brand. Aspetta, scusa, era un influencer nel senso che era influenzata? C'aveva un No, po' di no, dice che febbre? influenzava gli altri, né? Un untore. Ah, un influencer, quelle che. È buono, Sì, buono. no, ma È il lavora con nuovo. Gucci, con Prada, con... Che Ma cazzo? infatti è il nuovo mestiere dei giovani di oggi. Oggi diventi influencer e praticamente non hai più bisogno di lavorare perché fai l'influencer, influenzi un certo numero di persone e ti pagano. Ti paga Instagram, ti pagano il brand. Questa lavora con Gucci? Gucci, Prada, ha detto un altro paio di marchi, ma di questi tosti. Ah vabbè, allora hai fatto 100, cioè, Sì, ma vai. ha chiesto una collaborazione in forma gratuita, però. TF, vabbè, ma c'hai un riscontro in visibilità, secondo me dovresti fare, se ci sono quei marchi lì dietro, quanti follower c'ha? 200. 200k, vabbè, 200k è No, no, mica. no, no. 200. 200. 200 follower. Quelli c'ha. No, aspetta, 200 follower nel senso 200, 200 e non 2K, guarda che ti sbagli No, perché no, no, Instagram mette il K, capito ho che... controllato. Dopo il secondo zero non c'era niente. 200. E tra parentesi, una delle foto che ha la maglietta di Gucci, a me la maglietta mi sapeva un po' di taroccato. Cioè, allora aspetta, No, era ricapitoliamo. PD. No, ricapitoliamo. Questa ti contatta, ti manda un messaggio. Ti avrà visto su qualche social, Ha scritto suppongo, su Instagram, per cui no? penso Su l'ha visto lì. Instagram, ok. E ti ha detto: sono un influencer, collaboro con Gucci. In che senso? Che va a comprare roba di Vanno Gucci? avanti al negozio. Va davanti al negozio, ok, perfetto. Magari fai E pulizia dentro al negozio di Gucci, collabora con Gucci, onesto. ok, ti ha detto: sono un influencer, ok. E vuole le foto in TF, Sì. indossando roba di Gucci, roba varia? Così? Cioè. No, lì non ci siamo neanche arrivati, ho iniziato a Ah, ridere e ok. poi sono venuto qua a lavorare. No, perché io sapevo che i numeri erano altri, nel senso per essere un micro influencer devi avere dai 500.000 follower in su. Cioè No, ma a prescindere. se sei sotto i 500.000, cioè il mezzo milione, se sei sotto il mezzo milione di follower, non sei nemmeno un micro influencer. Ok? Non lo sei. Ma quello sarebbe il meno. Il problema è che lei c'ha 200 follower dentro al condominio mio, cioè abbiamo 218 persone. Cioè, non influenzi manco un condominio. Ma almeno era carina, cioè nel senso sapeva, sembrava una modella che sapeva posare, aveva, cioè, aveva del potenziale. C'ha la domanda di riserva? No, no, dimmi, sono curioso a sto punto, aveva un No. potenziale? Espressione tipo... C'è presente Nicolas Cage? Uguale. No, vabbè, ricordo che... Mi dispiace, è vero. Guarda, te la butto su Clint Eastwood, cioè l'espressione col sigaro e senza sigaro, uguale. Cioè, no, dimmi le parole esatte, per favore, che devo capirla sta cosa.
Cioè, c'è gente là fuori veramente che è malata, c'è gente magari dei ventenni, dei 25 anni che non trovano un lavoro, non hanno voglia di lavorare, gli viene in mente e vogliono fare l'influencer. Ma no? Non glielo leva nessuno come tipologia di lavoro. Il problema è il messaggio è stato: ciao Stefano, ho visto le tue foto, mi sono molto piaciute. Sono un influencer, lavoro con marchi tipo Gucci, Prada, cacchio ne so io, non me li ricordo, voi vado a controllare. Vorrei collaborare in forma gratuita con te per aumentare la tua e la mia visibilità. Ah, sì, la tua, ok. Sì, no, ma in ogni caso io già l'altro giorno sono andato al salumiere e ho fatto: mi dai duetti di visibilità oppure duetti di prosciutto e te li pago in visibilità? Mi ha detto: non si può fare, voglio l'euro. Quindi... sì. Sì, capisco il concetto, capisco come... Diciamo che non ti ha dato il salame in TF. No, non te l'ha concesso. Neanche pagato in visibilità. Neanche in visibilità. No, ma guarda, visto quanto è grosso il macellaro, è meglio che il salame se lo tiene, perché cioè, TF nuovo, no, anche no. Però okay. È questo il problema. Ma lo sai che a me mi è successa una cosa analoga a tempo addietro, sempre con un... Con salumiere? No, con una che si definiva influencer, però non aveva 200 follower, aveva tipo 10k, roba del genere, no? Già sarebbe stato carino. Sì, no, ma mi ha fatto molto ridere questa cosa, perché 10k sono 10.000 persone, ok? E che ad oggigiorno non è che sono così impossibili da raggiungere, anzi, se sei nel mondo del modeling, insomma, fai abbastanza presto a raggiungere 10k. Però mi ha fatto ridere perché si è approcciata a me dicendo: senti, io voglio investire in te. Io ho detto: grazie, cioè sei gentilissima. Dipende quanto è grossa la macchina, ma guarda, gliela fai pure da una 500 XL in su, lo pigli tutto. No, lì per lì ho temuto anch'io che questo investire aveva un doppio significato. Invece no, era proprio investire, voleva investire in me. Ma ha detto: io sono un influencer, ho 10k. Io ho detto: sti cazzi. No, mm-hmm. Nel senso, ho cercato di essere carino, no? Ho detto: complimenti. Ti potrei far crescere il tuo account Instagram, e se te fai le foto a me in TF, io le pubblico con il tuo tag e sicuramente il tuo Instagram salirà molto, e forse un giorno arriverai ad avere anche te 10k. Tu ce n'hai 34.000? C'ho 34k, sì, però non gliel'ho potuto dire, mi sono un po' vergognato di questa cosa. Per lei mi sono vergognato. Però insomma, anche lei con 10k si riteneva un'influencer. No, ma sai che c'è? Allora, ti contatto. Per esempio, io Instagram lo spingo poco, me ne frega niente, sono strano. Però dici: ok, magari vuoi far crescere il tuo profilo, scatti con una modella che ce n'ha 60, 100.000. Giustamente, se lei pubblica una foto, quantomeno speri che il 2% dei suoi follower la veda. Ma il problema non è questo, il problema è dire: ho 10.000 follower, quindi vieni a lavorare per me in forma gratuita perché io ho 10.000 follower. Allora tu domani chiami l'idraulico e gli dici: vieni a riparare il cesso perché io ho 34.000 follower, massimo ti offro un caffè. Penso che viene con una chiave inglese e te la suona sulla schiena. No, ma questo è nel mondo pratico, però noi stiamo raccontando un mondo, chiamiamolo virtuale, nel no? Mondo perché... Ma il mondo pratico e il mondo virtuale vanno a braccetto, ormai il 90% delle transazioni sono virtuali. No, ma non è quello il discorso è il mondo virtuale, intendo il mondo social, no? Perché bene o male noi stiamo parlando di un tipo di fotografia che tutti vedano e tutti conoscono tramite, parliamo chiaro, tramite Facebook e Instagram, no? Quindi aspetta un attimo, fammi capire una cosa. Mo' io, quando finisce la trasmissione, vado a riprendere il cellulare regia e gli dico: tesoro, ok, perfetto, tu vivi nella tua follia da Facebook e Instagram e quindi tu vuoi lavorare in TF con me, appiccia una webcam e io faccio lo screenshot allo schermo. Cioè, ci avrebbe più senso. Cioè, se io mi devo muovere me stesso, la mia macchina fotografica, comunque utilizzare il computer per lavorare le foto a questa che le magliette dei Gucci oltretutto ce l'ha taroccate. Metti il tempo che ci dedichi anche. Sì, no, ma io ci metto più che il tempo e il traffico. Cioè, abitiamo a Roma, capace, questa sta all'euro, mi tocca partire 3 ore prima. Arrivo lì, faccio delle foto che non so come potranno venire, perché ripeto, il mio cane è più espressivo, e in più mi paghi con la visibilità di 200 follower. Vabbè, ma questa non sapeva di cosa parlava, poverina, dai, c'è un po' da compatirla, non tanto da accanircisi contro. No, non, io non mi sto accanendo, è semplicemente che
arriviamo a un punto che la gente apre bocca e gli dà fiato. Ma no, ma perché lo sente dire da altri, no? Da altre persone. Arrivano, si iscrivono su un gruppo, sentono parlare questi professoroni che parlano sempre di queste cose, e loro dicono, ok, potrei fare anch'io la modella, potrei fare anch'io l'influencer. Cioè, può succedere questa cosa, è facile cadere in questo circolo vizioso, chiamiamolo. Però, diciamo, un mercato esiste, ma esiste con altri numeri. Ora, io sono uno che guarda tanto YouTube su tanti canali, e la maggior parte sono tutti americani. Non amo molto i canali italiani. Quindi No, perché secondo me li fanno comunque meglio, sicuramente li fanno da più tempo, gli YouTuber che trovi, diciamo, in inglese sono migliori, senza ombra di dubbio. No, aspetta, fammi finire, che questo è importante. Tutto un caso io. La cosa che mi ha fatto veramente pensare è che noi qui è come se un pochino ci giochiamo ancora con questo discorso dei follower, mentre invece c'era un'intervista a una modella americana che lei diceva che aveva un cachet in base a quanti follower aveva. Quindi c'era proprio un discorso di mercato, nel senso, se te hai 200.000 follower puoi chiedere un tot, se ne hai 400.000 puoi chiedere un altro tot, se hai 1 milione di follower chiedi un altro tot ancora, e la cifra è sempre in aumento. Ed è giusto. Giusto è, fino a un certo punto, perché ovviamente si va, cioè parliamoci chiaro, c'è gente pure che si può pure comprare follower, quindi diciamo basarsi su un numero per dare un valore a se stessi, cioè giusto relativamente, sì, cioè... Però capisci che, ok, tu hai 5 milioni di follower, magari te li sei pure comprati, non lo voglio sapere, cioè hai investito del denaro. Magari io non lo so che sono finti, ma mi dici sono un influencer, io vado a guardare il tuo profilo e hai 5 milioni esagerato, 500.000 follower, ok, io ci credo, ok, posso pensare, mi sta bene, anche fosse che sono finti, comunque entri in un'altra tipologia di visualizzazione, perché se posta una foto una persona con 500.000 follower, veri o cinesi, che dir si voglia, comunque entra in un feed principale, non è relegata all'ambito... Il numero conta. Assolutamente, numero conta. Allora okay. Diciamo che mi può anche star bene, dire ok, investo il mio tempo... Perché ti faccio il TF, magari ci credo anche che tu collabori con Gucci o con Prada, magari se uno sparasse un filo meno alto sarebbe meglio, cioè magari mi tiri fuori uno stilista emergente, ci sta, Prada credo che non abbia bisogno di... No, Prada non credo vada a cercare su Facebook nei suoi gruppi però di modelli, diciamo, fotografi. Che, diciamo che ci crediamo e... Ok, ci posso credere, mi infinocchi, perché tanto tu hai speso 1 milione di euro per comprare i follower cinesi. Mi ci puoi fregare, ma con 200 follower tu mi dici lavoro con Gucci. No, ma scarta quella, ormai l'abbiamo chiarito, questa poverina era una poveraccia, dai, nel senso. No, ma non lo metto in dubbio, però ok, tu hai 20.000 follower. 20.000 follower mi dici che sei un influencer, cosa che non è, e questo l'abbiamo appurato. Sei una micro nano forse, no. Quando ti svegli influencer. Micro è dai 500.000 nano. Sei una nano follower. No, non sei proprio influencer. Sei bianca. Non lo sei. Non, cioè, ti sei che influenzi. Giusto, no. Giusto l'influenza vera ti puoi prendere. No, ma ci sta. Chi vuoi influenzare? Tu, ma ok, ma ci sta che tu magari abbia delle collaborazioni con qualcuno che fa le magliette, perché a lui, che ce n'hai 200.000, gli comunque conviene, ha iniziato ieri, magari ti dà anche un cachet per fare quelle foto che naturalmente non direi mai al fotografo, ma diciamo che ti pubblicizzi quello, ok, ci sta, ma che tu mi spari Gucci... Prada, raga. No, vabbè, quello ha voluto usare dei paroloni, dai, non la condanniamo per ma questo. Ma non sto condannando lei, sto condannando la categoria, perché non è una sola. Cioè, una l'ha detta a me, una l'ha detta a te, se fermiamo il tossico qua sotto probabilmente gli hanno chiesto pure a lui, cioè... No, io ho capito quello che intendi, ho capito, ma il... cioè... Ok, fino a che una modella ci può pure stare, ma lo sai che questa cosa qui del follower conta pure per i fotografi? Io, sempre tramite questi canali esteri, c'era l'intervista di un fotografo che diceva che non poteva lavorare quanto avrebbe voluto perché i suoi follower non erano abbastanza, non erano quanti servivano per lavorare. Cioè, nel senso, lui poteva essere veramente bravissimo, un fotografo di talento assoluto, però non poteva lavorare perché non aveva sufficienti follower. Cioè, ti sembra giusto questo? No. Però succede.
ma non lo metto in dubbio che succeda. Non lo metto in dubbio perché lo vedo, perché quando addirittura c'è gente che supplica, vedi che mendica per 5 giorni di seguito un set in TF, gli dici vabbè, ok, guarda, potrei essere interessato. Ah, valuterò il tuo portfolio e il numero dei tuoi follower. Ma vaffanculo. Cioè, con tutto. Timer. Moriremo tutti. È finito il tempo a disposizione. Allora, comunque, per chiudere questa puntata, sicuramente si deve iniziare. Sicuramente questa ragazza fra 10 anni sarà la nuova, come si chiama, quella dell'acqua, mia moglie di Fedez. Quella. Non lo metto in dubbio. Da qualche parte bisogna iniziare, però non puoi spacciarti per quello che non sei. Se esistono delle categorie... Non credo che si volesse spacciare no, a prescindere farlo della signorina X. Secondo me è ingenua. Sicuramente, ma molte non lo sono. Non potete basare la vostra vita su una menzogna né giudicare una persona dal numero dei follower, perché con tutta la buona volontà... Dal Vangelo secondo Stefano. No, ragazzi, se domani tornasse Hitler... Secondo me, 1 milione di follower ci arriva. Allora che è diventata una brava persona? Questo è un ottimo paragone. Bravo. Non Salutiamo così? Direi di sì. Devo alzare e fare il saluto romano alla Hitler? No, assolutamente no. No, poi no. Io non sono politico, quindi io non ho mai votato in vita mia. Non ti preoccupare. No, ma non preferisco evitare che c'entri qualcuno qua dentro e ci dia fuoco. No, è meglio. È che i nazisti vanno pure sciupato il saluto romano. Cioè, questa è una tristezza. Capita. Ok. Ma noi prestiamo a tutti. Ok, allora quindi vi salutiamo senza saluto romano. No, assolutamente. Bella.